Io ormai incominciavo a voler essere considerato sapiente. E facevo discorsi. Stavo già facendo carriera anche nella Chiesa e nel Movimento di Comunione e Liberazione. Plenus pena mea. Ma ultimamente ero pieno di una mia ultima tristezza, et non flebam. Questo è bellissimo, e non piangevo. Non si piange per contenuti di verità, si piange di fronte a una presenza. La conversione di Agostino è tutta in questa dinamica. Uno può essere considerato sapiente perché sa tutti i contenuti di verità cristiana ed è capace di fare i discorsi cristiani. Ma ultimamente questo discorso non toglie l'ultimo dolore del cuore. E tutti questi discorsi non commuovono il cuore. E così il cuore non si scioglie. Quel non flebam è bellissimo, ma non piangevo. Il cuore non si scioglie. Nessun discorso, ripeto, discorsi di verità, discorsi di certezza. Più volte Agostino dice che era certus, certo delle verità, ma non piangevo. E poi c'è la frase che tante volte abbiamo, allora si domanda, ma perché Signore mi hai fatto leggere i libri di Platone? Perché? E poi risponde, perché quando avrei letto le lettere del tuo apostolo Paolo, e quando le tue mani, dopo le tue mani avessero curato le ferite del mio cuore, quella pena del cuore, le tue mani, allora io capissi la differenza tra la presunzione e la confessione. È tutta qui. Io capissi la differenza tra il presumere. La presunzione non indica innanzitutto qualcosa di cattivo, indica qualcosa che parte da me. Indica qualcosa che parte da me. Il presumere. Credo che la parola presunzione si avvicina a presunzione di innocenza, al termine giuridico di presunzione di innocenza, che di per sé non è una cosa cattiva. È un presumere. E quindi presunzione è un presumere partendo da me. E la confessione che è puro riconoscimento. La dedizione è imparagonabile alla bellezza. La dedizione di fronte a dei contenuti veri è imparagonabile alla bellezza, allo stupore della bellezza. La dedizione parte da me, invece di presunzione, per togliere un aspetto cattivo. In questo senso non c'è un aspetto cattivo. Per togliere ogni aspetto cattivo, invece di presunzione possiamo dire dedizione. La dedizione parte da me. La confessio è il puro riconoscimento di una cosa bella. È il bambino che di fronte a una cosa bella dice che bello.